Piazza Navona, a notte sui sedili stavo supino in cerca della quiete, e gli occhi con rette volute di spirali univano le stesse che seguivo da bambino, disteso sui ciottoli del platano, sillabando al buio le preghiere. Sotto il capo incrociavo le mie mani e ricordavo i ritorni. Odore di frutta che secca sui graticci, di violacciocca, di zenzero, di spigo, quando pensavo di leggerti, Mariana, io e te, mamma, in un angolo, in penumbra, la parabola del prodigo, che mi seguiva sempre nei silenzi, come un ritmo fissato ad ogni passo, senza volerlo. E questo è il primo tempo che abbiamo visto commentato dalle prime tre strofe del Miserere. La voglia di casa, la nostalgia di casa, il sentirsi lontano e immaginare dei ritorni. E poi c'è questa strofa breve che viene come una doccia fredda, scrive il poeta. Ma ai morti non è dato di tornare, e non c'è tempo nemmeno per la madre quando chiama la strada, e ripartivo chiuso nella notte come uno che tema all'alba di restare. Cosa scrive il poeta? Proviamo un po' a immaginarlo anche per noi stasera. C'è una grande voglia di riabbracciarci, c'è grande nostalgia delle persone lontane, dei nostri defunti, dei nostri cari. E ciascuno di noi, attraverso rituali di infanzia, forse ha già sperimentato dei ricordi. Anche l'approssimarsi di questa domenica risveglia ricordi e voglia di ritorno. Ma il poeta intende, a quei tempi intende, scrive: ma ai morti non è dato di tornare. Cioè, è bello immaginarci di nuovo a casa, guardarci negli occhi, uscire per via delle rose, via messa, incontrarci, ma ai morti non è dato di tornare. In altri termini, c'è un mai più che noi non possiamo scavalcare, per questo che siamo qui. Partiamo dal dato di fatto, pur nutrito di una grande fede. Ai morti non è dato di tornare, cioè chi parte da questa vita non tornerà mai più. Non potremo toccarci più, non potremo più guardarci negli occhi, c'è un mai più che resta comunque sempre vero e che è il grande motivo di sofferenza, di nostalgia che ci prende. E poi continua il poeta: non c'è tempo nemmeno per la madre quando chiama la strada, e ripartivo. Cioè, in altri termini, da un lato c'è questo verso strano: ai morti non è dato di tornare. E io mi chiedo e chiedo anche a voi, tra questi morti c'è anche il poeta che è morto a una vita vissuta in Sicilia, a casa, con i suoi familiari. Ormai anch'io sono morto all'infanzia, all'adolescenza. Posso soltanto andare avanti, non posso tornare indietro. Poi c'è questo dato di realtà che è il richiamo della strada. Per ventenni il richiamo della strada è potentissimo.
perché c'è la grande spinta a conquistarsi la vita, a fare esperienze, a diventare qualcuno, a viaggiare, a acquisire dei titoli, a conoscere persone importanti, a creare, a scrivere poesie. Il richiamo nella strada. Per noi il richiamo nella strada è il richiamo nella vita, perché avvertiamo che per quanto il tempo si sia fermato molte volte, in molte morti, nella nostra vita, nella nostra casa, c'è poi il richiamo nella strada, nel lavoro, nella famiglia, dei figli, degli appuntamenti, dei giorni che si susseguono, ai quali non possiamo sottrarci. E anche noi stasera, innanzitutto, c'è il grande desiderio di fermare il tempo,